Buongiorno, benvenuti alla diretta realizzata dall'UISP nazionale in occasione del seminario di formazione sulla comunicazione sociale, le parole dello sport, il sociale e il linguaggio dei media. Sta per iniziare l'incontro, siamo a Roma, alla facoltà di architettura dell'Università Roma 3. L'incontro si aprirà adesso con i saluti degli organizzatori del seminario, che sono appunto il presidente dell'UISP Vincenzo Manco, il presidente della Fondazione Con il Sud Carlo Borgomeo, Diego Mariottini, rappresentanza dell'Università Roma 3, e il giornale Radio Sociale, l'altro partner dell'iniziativa. Il seminario è riconosciuto dall'Ordine dei giornalisti e quindi fornirà 4 crediti ai giornalisti che parteciperanno e vorranno approfittare di questa occasione di formazione. Sono molti gli ospiti previsti per questa giornata, che andrà avanti fino circa le 2 di oggi pomeriggio. Dopo questa prima parte appunto introduttiva e di saluti, ci sarà la sezione dal titolo Leggere se stessi, il professionista allo specchio, sport, parità di genere, parità di parola, i cui relatori saranno Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, e Novella Calligaris, ex campionessa di nuoto e giornalista di Renews 24. La sezione sarà coordinata da Ivano Maiorella, direttore del giornale Radio Sociale. L'ultima parte della giornata sarà invece una tavola rotonda dal titolo Cambia lo sport, cambia il racconto, cambia la TV, generazioni a confronto, i cui ospiti saranno Bruno Pizzul, giornalista e telecronista, Darwin Pastorini, giornalista sportivo, Gianni Cerquedi, giornalista e telecronista Rai, Fabio Caressa, giornalista Sky, Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset. La sezione sarà coordinata da Massimo Filipponi, giornalista dell'Unità. Quindi qui sono all'Aula Magna della Facoltà di Architettura, saranno presenti più di 200 giornalisti e auditori che vorranno partecipare a questo momento di formazione, per approfondire appunto il rapporto e il legame tra la comunicazione e l'ambito del sociale collegato allo sport, quindi come queste sezioni si possono legare, possono svilupparsi e innovarsi nella collaborazione. Stiamo per iniziare, c'è qualche minuto di ritardo in attesa che tutte le persone si accreditino e prendano posto qui nell'Aula Magna, nel quartiere Testaccio di Roma. Sono già al tavolo dei relatori però i primi ospiti che prenderanno la parola, appunto il presidente di Fondazione Con il Sud, il presidente dell'UISP nazionale Vincenzo Manco e Diego Mariottini della facoltà dell'Università Roma 3. In rappresentanza invece dell'Ordine dei giornalisti ci sarà Guido Gubaldo. A breve inizierà l'incontro, perché la sala è già gremita, piena di ascoltatori. Allora, eccoci, inizia l'incontro. Colleghi giornalisti, studenti, addetti ai lavori e non, benvenuti in Facoltà per Sport, ultimo incontro della stagione. Io sono Diego Mariottini, mi occupo della comunicazione sportiva di questo Ateneo. La conferenza di oggi si intitola Le parole dello sport, il sociale e il linguaggio dei media, e vanta anche stavolta la presenza di giornalisti prestigiosissimi che sono in arrivo. Uno è qui, tra l'altro alla mia destra, e tra poco ve lo presento. Le parole dello sport nasce da una sinergia molto importante e porta in primis la firma del nostro Ateneo di Roma 3. Tuttavia un Ateneo per quanto prestigioso, per quanto importante, con molta difficoltà sarebbe riuscito a concretizzare un lavoro del genere tutto da solo. Si sono quindi unite le forze di istituzioni, di modi di pensare, di intendere lo sport e specifiche competenze. Ci sono dei compagni di viaggio fondamentali, prima fra tutti la UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, ma anche la Fondazione Con il Sud, che ha messo in comune con noi risorse e intelligenza organizzativa. Inoltre c'è l'Ordine dei giornalisti, che ha concesso i crediti formativi, come ben sapete, agli iscritti all'albo per quanto riguarda il Lazio. Dunque, prima di entrare nello specifico delle parole dello sport, io vorrei dare una serie di ringraziamenti a chi è presente e a chi per ora non lo è. Vorrei ringraziare innanzitutto il dirigente per lo sport a Roma 3, l'architetto Luciano Scacchi, e il coordinatore delle attività di Ateneo, Alberto Tenderini,
È grazie a loro che queste iniziative sono state rese possibili e io li ringrazio personalmente per avere agevolato ogni volta il nostro lavoro, che come potete immaginare non è assolutamente un lavoro semplice, innanzitutto perché è un lavoro che va compreso e poi è un lavoro che va saputo divulgare. Tutto questo è stato fatto ed è stato fatto, spero bene, sarete voi a dire. Un ringraziamento speciale va ai miei principali compagni di lavoro, Ivano Maiorella, responsabile della comunicazione WISP e direttore del giornale Radio Sociale, e Massimo Filipponi, giornalista del quotidiano Unità. È grazie alla loro collaborazione, grazie alla loro intelligenza organizzativa che tutto questo è stato reso possibile e speriamo di continuare per il futuro perché sarebbe molto importante. Ringrazio inoltre la persona che siede qui alla mia destra, che è Guido Tubaldo, consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al quale tra poco cederò la parola. Ma devo ringraziare anche qualcuno che è qui alla mia sinistra, ovvero il dottor Vincenzo Manco, presidente della WISP, e il dottor Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud. Proseguendo sulla lunga scia dei ringraziamenti, ringrazio anche la direttrice del Dipartimento di Architettura, la professoressa Elisabetta Pallottino, per aver messo a disposizione questa aula che, come potete vedere, è molto bella, molto funzionale, e se poteste vedere la situazione da questo punto di visuale, da dove la vedo io, sarebbe insomma un bel vedere. Siete tanti, più tardi sarete ancora di più e questo ci rende veramente, veramente felici. Parliamo del linguaggio quest'oggi. Il linguaggio è uno strumento, è un'arma, e come tutte le armi può essere usato bene oppure male. E come tutti gli strumenti, è uno strumento che si affina, che si aggiorna, che cambia con i decenni, ed è su questo che ci siamo concentrati, su come il linguaggio si modifica, il linguaggio del giornalismo e il linguaggio della telecronaca. È un momento di riflessione tutti insieme, naturalmente tutti voi potete intervenire, dire la vostra, fare domande alle persone che si succederanno qui su questo parterre, e sarà un momento, come dire, di confronto, un momento molto, molto importante. Naturalmente è questa, come dire, è una premessa alla quale tengo. Essendo un'università si potrebbe pensare a una sorta di lezione, una sorta di pamphlet accademico che sarebbe noiosissimo principalmente per la persona che vi sta parlando. Non sarà così, sarà una cosa molto, molto discorsiva, molto poco accademica, e di questo siamo contenti perché comunque non siamo qui per caso alla facoltà di architettura, non siamo qui per caso in un luogo come questo. Questo deve essere una fabbrica del sapere e deve essere un momento, come dire, di evoluzione per una disciplina, il giornalismo e nello specifico il linguaggio, che è in continuo divenire. Perciò direi di cominciare subito. Ringrazio naturalmente voi, i presenti, per essere qui e cedo la parola a Guido Tubaldo. Grazie. Grazie a Diego Mariottini, grazie all'Università che ci ospita qui per questo convegno. Saluto tanti colleghi, molti amici che vedo qui in quest'aula magna, molto bella. E sono qui come consigliere nazionale dell'Ordine, porto i saluti dell'Ordine dei giornalisti, che sta gestendo questa pratica della formazione continua molto complessa, che è partita lo scorso anno, tra qualche difficoltà. C'è stato bisogno di tempo per mettere in moto e poi per evoluare questa macchina che deve dare la possibilità a tutti i colleghi di fare la formazione continua obbligatoria. Come sapete, questa legge è stata introdotta dal ministro Severino nel precedente governo, che è una legge appunto obbligatoria che vale per tutti gli ordini professionali. È stata quindi una decisione del governo che è stata recepita dall'Ordine dei giornalisti e che sta mettendo a punto questa macchina organizzativa. Diciamo che la formazione ha avuto all'inizio una certa difficoltà nell'essere accolta dai giornalisti. Sappiamo che dobbiamo farla, diciamo, nei momenti liberi, non nell'orario del lavoro, non sono consentiti i permessi sindacali, anche se su questo è stato trattato
questo tema con la federazione e con l'ordine dei giornalisti, per cui è un impegno in più per noi, ma credo che sia un impegno che alla fine può portarci qualcosa di positivo, può arricchirci, può darci la possibilità anche di confrontarci, di stare tutti insieme come oggi e come in tante altre occasioni. Pensate che oggi a Roma sono in corso, oltre a questo, altri due corsi per la formazione che danno diritto a crediti, e quindi c'è una grande offerta. Inizialmente lo scorso anno, quando siamo partiti, molti colleghi si lamentavano del fatto che forse che ci fossero troppi corsi a pagamento, ma i corsi a pagamento sono soltanto il 15 o al massimo il 20% ed è possibile fare una buona formazione evitando di dover pagare, che sarebbe assolutamente un problema per molti colleghi. Io credo che questa formazione, che in qualche modo ci costringe a diciamo, utilizzare un po' del nostro tempo libero per venire incontro a questa legge, qualcosa ci può dare. Io ho fatto tre corsi sul giornalismo sportivo, sulla deontologia del giornalismo sportivo, che ha avuto una grande partecipazione, e ho parlato con i colleghi, quasi tutti mi hanno detto che in fondo alla fine è sempre qualcosa di positivo partecipare a questi corsi di formazione. Ce ne sono molti dedicati alla deontologia, altri dedicati al giornalismo di settore, come questo del giornalismo sportivo, e questo secondo me è un fatto molto importante, di avere un grande ventaglio di opzioni per partecipare ai corsi di formazione. Io credo che in un momento di crisi del nostro settore, in un periodo dove negli ultimi 6 anni i quotidiani nazionali hanno perso quasi il 50% delle copie vendute dal 2008 ad oggi, dove nell'ultimo anno sono stati persi circa 1000 posti di lavoro, io credo che la formazione è la sfida che dobbiamo accogliere noi giornalisti, quello di farci trovare assolutamente preparati. Io faccio una frase di una mia carissima collega che ha fatto parte con me nella precedente consigliatura del Consiglio Nazionale dell'Ordine, di Fiorenza Tarzanini: saremo sempre più credibili se dimostreremo di aver studiato prima di scrivere. Trovo che sia assolutamente vero questa frase di Fiorenza, e dovremo dimostrare, soprattutto in questo momento di così grande difficoltà sul mercato di lavoro, di essere molto preparati, di aver studiato. E questa è una partita importante anche per la federazione, per il sindacato, perché Raffaele Lorusso a gennaio, quando si è insediato nel ruolo di segretario generale, ha fatto riferimento alla alta qualità dell'offerta di lavoro che bisogna offrire in un momento difficile come questo. Per cui dico grazie agli organizzatori, in particolare a Massimo Filipponi e a Ivano Maiorella, che mi hanno coinvolto in questo percorso, e grazie a tutti voi di partecipare, e vi auguro buon seminario. Grazie. E allora, grazie a Guido Lombardo, io direi di partire con la sigla e poi cominciamo veramente. Grazie. Un avvertimento soltanto: la comunicazione di servizio, per avere i crediti formativi bisogna registrarsi, quindi chi è entrato da quella parte, cioè dalla vostra destra, e non si è registrato, sappiate che le registrazioni avvengono da quest'altra parte, quindi sulla sinistra sono divise per ordine alfabetico. Grazie. Thank you.
cominciamo subito. Io mi tolgo la parola da solo per darla al presidente della UISP, il dottor Vincenzo Manco. Presidente. Buongiorno a tutti. Si sente? Sì. Ecco. Buongiorno a tutti. Mi associo anch'io ai ringraziamenti all'Università Roma 3 e alla Fondazione Comit Sud, l'Ordine dei giornalisti. Insieme ci fanno vivere, credo, un'esperienza, almeno per quanto mi riguarda, e sarà sicuramente utile come punto di riflessione per capire, ecco, come posizioniamo oggi. Io poi vi dirò il mio punto di vista, chiaramente. Il linguaggio, le parole dello sport, la comunicazione sociale e via dicendo. E nei miei 5-7 minuti, come mi è stato detto, cercherò di stare dentro al tempo assegnatomi e proverò a fare un ragionamento tanto di questo tipo. Prima domanda che io proverei a porre alla platea e continuo, diciamo, a porla alla UISP da un bel po' di anni a questa parte: che cos'è lo sport oggi? Cosa è diventato lo sport oggi? E in particolare, che cos'è lo sport oggi in questo paese che si chiama Italia? Allora, intanto, se lo vogliamo guardare dal punto di vista dei praticanti, lo sapete tutti che i praticanti che non fanno riferimento alle discipline sportive, quindi coloro che non sono abitualmente, diciamo, dediti alla pratica motoria disciplinare, spesso anche professionalizzata, sono ormai una minoranza dei praticanti nazionali. Sono anche una minoranza tenendo conto la parte organizzativa non soltanto delle federazioni, ma degli enti di promozione sportiva. Essi stessi ne organizzano un bel po' di campionati, seppur, diciamo, in versione amatoriale o dilettantistica, come si dice, però organizzano appunto attività di disciplina. E spesso e volentieri le persone, che si usa sempre ormai questo esempio, che mettono le brachettine e vanno in giro nei parchi o nelle città o, diciamo, negli spazi urbani o usufruiscono di quegli spazi per puro, diciamo, pura finalità di benessere, per stare appunto meglio, soverchiano di un bel po' il numero dei praticanti. E dicevo, questa definizione, diciamo, che cos'è lo sport oggi dentro all'interno di questo paese, che ha un sistema sportivo, però, che, come altrettanto voi sapete, registra una particolare anomalia, non soltanto in Europa ma nel mondo. Noi di fatto abbiamo un CONI, un comitato olimpico, che svolge funzioni di ministero. Non esiste una norma in questo paese che possa attribuire al governo, se non semplicemente la facoltà di moral suasion nei confronti del CONI o di una qualunque federazione, che possa permettergli di intervenire e di, come dire, indicare, finalizzare politiche, chiedere risultati e incidere anche eventualmente sui comportamenti, visto, diciamo, le cronache recenti che hanno sì un risvolto mondiale, ma che comunque hanno già toccato da un bel po' di anni a questa parte anche fenomeni organizzati dal punto di vista nazionale. Ed è un sistema di governance che, appunto, il 19 di marzo la UISP ha fatto una iniziativa nel Parlamento e davanti al Parlamento è stata ricevuta dall'allora capo segreteria del sottosegretario Del Rio, e il tema era: caro Presidente, noi non abbiamo norme che possono permetterci di, per cui io chiamo il Presidente del CONI, si parlava del caso del calcio in quella situazione, della FIGC, il Presidente del CONI mi dice che deve parlare con Tavecchio, Tavecchio mi dice che deve parlare con la Lega. E quindi, diciamo, un sistema sportivo particolarmente anomalo che riceve delle risorse pubbliche da parte dello Stato, ma che anche nei confronti degli enti di promozione sportiva, che a loro volta ricevono una parte, il 3% di quelle risorse pubbliche, non ha, diciamo, standard di riferimento né tantomeno indicazioni di risultati da portare a casa. E quindi il sistema di governance
governance e dentro quel sistema di governance, anche con specificità e tipologie, diciamo anche come dire, di ragione sociale delle federazioni, del CONI, no? Le federazioni sono associazioni di fatto, come dire, a regime privato ma con funzioni pubbliche, il CONI invece ha una funzione, diciamo, diversa, quindi con un miscuglio anche legislativo e normativo che a mio parere non permette a questo paese di fare un passo più in là di quello che è invece la cultura sportiva che sembra a mio parere particolarmente carente all'interno di questo paese, e quindi perché c'è un sistema di governance di riferimento che è appunto anomalo. Che cosa accade poi sullo sfondo europeo? Sullo sfondo europeo nel 2007 arriva un grande elemento di novità, e l'elemento di novità è la definizione che il Consiglio d'Europa dà della pratica sportiva, indicando la parte organizzativa e competitiva insieme, quindi in quella definizione tiene insieme tutta la parte che invece non solo dilettantistica ma assolutamente quella appunto della pratica individuale, anche appunto delle persone che quotidianamente fanno la loro corsetta nel parco, e indica quali sono anche le priorità per poter intervenire con risorse pubbliche, quindi europee, per poter anche sostenere quella pratica sportiva, e quindi parla di sani stili di vita, parla quindi di inclusione sociale, poi parla, interviene anche l'antidoping e tutta una serie di altre questioni, parla di integrazione, anzi di inclusione, diciamo, che però integrazione ormai anche la sociologia moderna la sta escludendo, di inclusione anche multiculturale, interculturale e via dicendo. Noi siamo nel 2015 e l'Italia, questo paese, non si è ancora posta, diciamo, il problema di rispondere a quella esigenza o a quella, diciamo, fronte anche avanzato della cultura sportiva e della definizione di sport. Questo è un paese che non ha in nessuna parte delle norme che riguardano lo sport una definizione di sport. Solo l'articolo 1 della legge istitutiva del CONI indica che, diciamo, risponde a fattori educativi e a fattori, diciamo, morali. E allora io credo che ci sia, come dire, la necessità di capire insieme tutta questa, diciamo, moltitudine di cittadini che ormai si rapporta con la pratica sportiva per tutt'altro motivo e per tutt'altre esigenze, di capire in che modo le organizzazioni sportive, il sistema sportivo, le istituzioni pubbliche e quindi io aggiungo anche il giornalismo, il sistema dei media, comincia a comprendere e a valorizzare quanto, diciamo, di sport non dei lustrini, di sport non professionistico, non, passatemi il termine, quella che si usa, diciamo, di più probabilmente anche come esempio, l'80-85% delle pagine della Rosa, della Gazzetta dello Sport spesso e volentieri si interessa, con anche, diciamo, discriminazioni tra virgolette all'interno degli stessi sport olimpici, no? Come voi sapete, e la necessità invece di cominciare a capire insieme come si comunica il forte valore sociale della pratica sportiva, che è quella pratica sportiva che spesso ragiona e interviene nelle periferie urbane, che interviene e permette di far giocare tutti, e quindi la pratica dello sport di cittadinanza, dello sport per tutti, la pratica dello sport dei diritti, la pratica dello sport che include, nessuno escluso, e che permette tra l'altro anche di portarsi a casa la legittimazione stessa di essere cittadino in quell'evento e in quella iniziativa. E quindi quello sport che, come dire, si fa soggetto attivo all'interno delle reti sociali e non necessariamente nel solo sistema sportivo. Qui accanto a me c'è il presidente della Fondazione Con il Sud, parlavamo prima con Carlo Borgomeo di quante risorse la Fondazione in progetti sullo sport sociale nel sud hanno portato vantaggi, no, che si registrano pian pianino, certo, come dire, difficili anche da farli emergere dal punto di vista della comunicazione, ma con una necessità, diciamo, di dover chiedere anche, io la dico così, al mondo dei media di avere anche più coraggio
di andarli a trovare, di andare anche a vedere, per esempio parlo di un progetto, poi concludo un'altra battuta e concludo, di un progetto che noi dal 2007 ad oggi come WISP facciamo per esempio nei campi profughi palestinesi in Libano e a Gerusalemme. Campi profughi che c'è stato, lo sapete, non esiste neanche lo spazio per poter fare attività sportiva. E in quegli angoli, come ci dicevano girando uno dei campi profughi in cui siamo stati di recente, one by one, perché non si entra uno alla volta, non si riesce a passare, e siamo riusciti a portare un po', diciamo, come dire, anche di pratica sportiva, di formazione degli istruttori per fare attività di inclusione per ipovedenti, per esempio, di fare attività di inclusione anche per disagio mentale. Potete immaginare la situazione dei campi profughi. Ecco, su questo, nonostante stia accadendo da un bel po' di anni a questa parte, il crollo dei valori olimpici su cui, come dire, no, si consolida la pratica sportiva tout court, ancora una volta continuiamo in questo paese, in modo trasversale, dalle istituzioni, dal sistema sportivo. E quindi, perdonatemi se questo lo dico, ma prendetelo anche come uno sfogo, una necessità di incitazione su questo. Noi abbiamo bisogno di capire se tutto ciò che facciamo, come WISP, come promozione sociale, come attività sportiva all'interno delle reti sociali, ha un valore di utilità pubblica. Noi crediamo di sì. Io continuo a dire che la WISP è un bene collettivo, non è un'organizzazione privata seppur sociale, è un bene collettivo, è a disposizione del paese, delle reti sociali e delle istituzioni. Beh, questa cosa credo che sia utile e importante appunto farla emergere. Chiudo con un passaggio, diciamo, uno specifico. Si diceva prima, siamo nella facoltà di architettura. Ora, per dire quanto sia trasversale il valore dello sport sociale, noi abbiamo sempre, come visto, vissuto un'esperienza per molti anni con la facoltà di architettura di Ferrara, mettendo in piedi un progetto che si chiamava Il corpo va in città. Attraverso quel progetto abbiamo costruito, insieme alla facoltà di architettura, nel rapporto con le commissioni del comune di Ferrara, una città a misura d'uomo, non soltanto per quanto riguarda la pedonalizzazione e l'utilizzo delle biciclette, Ferrara, come voi sapete, è famosissima per questo, ma anche per rendere fruibili gli spazi urbani, destrutturati o meno, gli spazi pubblici verdi, destrutturati o meno. Ecco, tutto questo oggi ha bisogno di essere, diciamo, visto, individuato. Certo, all'interno di un sistema di norme c'è una legge che finalmente si è incardinata in discussione in Parlamento sul riconoscimento del valore sociale dello sport, speriamo che dentro questa legislatura possa trovare luce, ma per poter portare a casa questi risultati credo ci sia bisogno di una spinta della comunicazione, di andare a trovare il valore anche di tutto questo mondo, che non è il mondo necessariamente del disagio, ma è il mondo, chiudo con una battuta non mia, ma del Presidente Borgomeo, che mi piace moltissimo quando lui parla di cambio di paradigma, del rapporto anche delle, diciamo, di associazioni come la nostra nel rapporto con le istituzioni e le reti sociali, e cioè non è l'investimento, diciamo, no, sul sociale che diventa una patacchina o che bello, ma diventa la premessa per garantire lo sviluppo locale di ogni piccola comunità o grande comunità. Ecco, lo sport sociale e il linguaggio dei media sullo sport in generale dovrebbe, come dire, no, guardare molto di più oggi a questo, più che interessarsi, o magari interessandosene, criticando fortemente tutto un sistema di situazioni e di mondi che ci girano intorno, che riguardano soprattutto lo sport professionista. Grazie. Grazie al Presidente Manco, io giro la parola al Presidente della Fondazione WILSCUT, Carlo Borgomeo. Grazie, anch'io mi associo a questo traffico di ringraziamenti. Per la Fondazione WILSCUT è una grande opportunità quella di partecipare a questa iniziativa. Penso che tra i soggetti promotori noi siamo quelli meno noti, almeno a voi, quindi qualche parola veloce per dire che cos'è questa fondazione. È una fondazione privata, e cioè ha risorse economiche private,
è una fondazione che tecnicamente si definisce una fondazione di erogazione, nel senso che eroga contributi, finanziamenti ad iniziative che seleziona attraverso meccanismi abbastanza complessi, ma non per questo lunghi e burocratici. La fondazione si occupa di 6 regioni del Mezzogiorno, dalla Campania in giù, e si occupa di infrastrutturazione sociale, cioè ha come obiettivo quello di rafforzare la coesione sociale in questi territori. È nata 9 anni fa, e questa è una particolarità, è nata per un'iniziativa, diciamo, di solidarietà territoriale, perché come voi sapete le fondazioni di origine bancaria costituiscono una ulteriore asimmetria nel nostro paese, nel senso che sono tutte nel centro nord, quasi tutte nel centro nord. E allora appunto 9 anni fa si è fatta un'alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il terzo settore e il volontariato e si è dato origine a questa fondazione, che ha un'altra particolarità, è governata metà e metà dalle fondazioni di origine bancaria e dal terzo settore, cioè dal volontariato. È l'unica esperienza in Europa di una fondazione non piccolissima che abbia questa governance bipartita, fondazioni bancarie e terzo settore. Riusciamo ad erogare circa 22-23 milioni di euro all'anno e ci occupiamo di alcuni ambiti che hanno appunto a che vedere con la coesione sociale, con l'inclusione sociale. Ci occupiamo di carceri, del mondo della detenzione, ci occupiamo della valorizzazione dei beni comuni, che è un grande elemento per rafforzare la coesione sociale, e quindi beni confiscati alle mafie, ambiente e beni culturali. Ci occupiamo di assistenza agli anziani, alcuni servizi sociosanitari, cerchiamo di recuperare con le nostre piccole forze un gap clamoroso sul quale poche volte si presta l'attenzione, e cioè il gap di posti negli asili nido tra nord e sud. Un solo dato, un bambino che nasce in provincia di Napoli o in Calabria ha 14 volte in meno la possibilità di avere un posto al nido di un bambino che nasce in Emilia o in Toscana. Ed è una tragedia, perché è da quel momento che incomincia una specie di politica attiva per l'indebolimento del capitale umano del Mezzogiorno. E ci occupiamo, e qua veniamo alla questione più vicina a noi, abbiamo una voce che si chiama educazione dei giovani, che è al centro soprattutto la lotta all'evasione dell'obbligo scolastico, che in alcuni territori del Mezzogiorno è fortissima, altro dato gravissimo. Ci occupiamo di lotta al bullismo, di prevenzione del disagio sociale e quant'altro. Ora, facendo questo, il mio contributo vorrei essere esclusivamente questo. Vorrei confermare quanto è stato già detto e quanto, diciamo, appare ovvio, e cioè il valore sociale dello studio. Non in generale, come ha detto molto bene Marco, ma riprendendo alcune cose che lui ha citato. Cioè, vedete, adesso io non sono qui per fare né comizi né per dare parole strappatore. Nei quartieri difficili del Mezzogiorno, e guardate che i quartieri difficili del Mezzogiorno non sono una piccola cosa, se si sommano gli abitanti dei quartieri periferici di Napoli, di Catania, di Palermo, di Reggio Calabria, di Bari, di Taranto, insomma arriviamo a qualcosa come 3 o 4 milioni di abitanti, non stiamo parlando di piccole nicchie di popolazione. In questi quartieri la funzione delle organizzazioni che si occupano di sociale è evitare, scusate la banalità, ma è così, evitare che i ragazzi, che gli adolescenti stiano, come si dice, in mezzo alla strada. Non hanno nessun punto di aggregazione, non sanno che cosa fare e diventano, vi assicuro che non è una battuta da comizio, diventano tecnicamente giovani verso i quali si indirizzano le operazioni di reclutamento della criminalità organizzata. Abbiamo verificato che nel tentativo di aggregazione dei giovani in questi territori, in questi quartieri difficili, lo sport ha una funzione decisiva. Guardate che per toglierli dalla strada e per sottrarli a determinati meccanismi bisogna fare una lotta corpo a corpo, cioè uno per uno bisogna convincerli a andare in un centro di aggregazione, a fare musica, teatro, sport, moltissimo sport. E quindi è uno strumento fondamentale di inclusione sociale.
e a ben vedere, essendo in quei quartieri una vera battaglia, certo ci sono situazioni di povertà clamorose, certo ci sono situazioni di disagio sociale clamoroso, ma la vera battaglia in quei quartieri è la battaglia per la legalità, cioè per recuperare una dimensione di cittadinanza i giovani. E a ben vedere i valori fondanti dello sport, della pratica sportiva, sono antitetici ai valori della mafia. Antitetici. Chi fa sport si abitua a regole, parola sacrosanta e sconosciuta, alle regole. Si abitua a competere senza odiare l'avversario. Se fa un gioco di squadra, impara a stare in squadra. E se volessimo usare una parola che tutto racchiude, viene educato alla responsabilità. Chi si dedica alla disciplina sportiva deve stare a delle regole, si sente responsabile, si deve preparare, capisce che cos'è la disciplina, l'autodisciplina. Quindi sono valori essenziali. Per questo motivo noi abbiamo visto crescere nei nostri progetti la domanda di sport. Cioè chi si proponeva di fare un'operazione di recupero nel quartiere a piacere, Zisa di Palermo, nel momento in cui spiegava le attività attraverso le quali impegnare i giovani per sottrarli a un destino, ahimè segnato, che o eviti o andare via o cedere alle organizzazioni criminali, vedevamo che cresceva sempre di più la domanda di sport. E quindi, per essere sinceri, noi impariamo lavorando, ci siamo accorti, abbiamo fortemente sopravvalutato l'importanza della dimensione sportiva come meccanismo di inclusione sociale, sia in generale sia in casi proprio specifici, se vogliamo usare una battuta banale, nelle situazioni di frontiera. E quindi possiamo raccontare molte bellissime storie. Questo è il motivo per cui siamo qui, questo è il motivo per cui siamo assolutamente interessati a partecipare a queste iniziative di riflessione, di studio, di approfondimento su questo tema. Non ripeto le cose che ha detto Manco, ma per noi è un'occasione ghiotta quella di poter parlare a giornalisti, perché vedete, noi abbiamo una impostazione che è scritta nello statuto della fondazione, quindi non è una mia libera interpretazione del lavoro che facciamo, c'è scritto nello statuto, quello che Manco chiamava il cambiamento di paradigma. Allora guardate, se uno pensa a quanto è stato fatto per recuperare lo sviluppo del Sud, si accorge, almeno questa è la nostra percezione, guardate, non è una percezione ideologica, è una percezione concreta, si vede che è stato fatto un grandissimo errore, e cioè si pensa che ci si potrà occupare di fare i posti negli asili nido, ci si potrà occupare di fare prevenzione dell'evasione dell'obbligo scolastico, ci si potrà occupare di assistere i vecchi, ci si potrà occupare di togliere dagli ospedali psichiatrici criminali gli ospiti di quelle strutture che costano l'ira di Dio e non servono a niente. Ci si potrà occupare di cultura, ci si potrà occupare di sport quando ci saranno situazioni di crescita economica che lo consentiranno. Tutte queste cose in questo paradigma invincibile sono cose che ci si può permettere quando si sono risolti altri problemi. E quindi gli operatori sociali, quelli che si occupano del volontariato, ce ne sono tantissimi, sono sempre ben voluti, coccolati, grande pacchi sulle spalle, come siete bravi, meno male che ci siete voi, meno male che ci siete voi che vi occupate di cultura, lo Stato non ce la fa, quando avremo risolto i problemi dei nostri conti ci occuperemo di voi. Banalizzo, ma lo schema che abbiamo, ahimè, tutto in testa è questo. Quindi io stamattina, Marco, stamattina abbiamo raccontato delle belle cose, c'è che peccato che non si può fare. Dobbiamo prima fare altro, meno male che qualcuno si occupa di questo e tiene conto. Allora, la nostra impostazione sulla quale cerchiamo alleati, e gli alleati più preziosi sono quelli che fanno l'opinione pubblica, cioè voi, è completamente capovolta. E cioè che lo sviluppo non si fa, lo sviluppo è velleitario, sono soldi buttati, promessi, eccetera, se non si realizza un minimo di coesione sociale, chiamatelo come volete, di cittadinanza,
se non ci sono delle comunità che determinano lo sviluppo. Se questo vi sembra una chiacchiera a vuoto, potrei fare qualche esempio. Non so se qualcuno di voi ha presente che cos'è la locride. Allora, per un territorio, in provincia di Reggio Calabria, è uno dei posti più difficili da un punto di vista sociale. Nella locride il datore di lavoro più forte in 11 comuni è un gruppo di cooperative sociali che fa lavorare 130 persone. Allora, in questo posto, se per caso qualcuno impazzisse e dicesse vabbè, trasferiamo 1 miliardo di euro per cambiare la locride, io vi dico in coscienza che sarebbe non un errore, ma un guaio. Perché in quelle condizioni, dove le istituzioni sono spappolate, dove la comunità è assente, dove comandano altri, quei soldi o non vengono spesi o peggio vengono spesi. Ma come? E guardate, questo è un esempio libero, ma potrei parlare della mia città di origine, di alcuni quartieri. Che senso ha immaginare che con le risorse, ammesso che ci fossero le risorse, si possono fare degli interventi risolutivi? La coesione sociale è la premessa e non l'esito dello sviluppo. La cultura è una delle condizioni per fare sviluppo, non l'esito. Allora, su questo, noi che siamo assolutamente, diciamo, umili nel nostro lavoro, ci dobbiamo per adesso accontentare dell'attenzione di qualcuno che ogni tanto racconta qualche bella eccezione. Ah, c'è una cosa bellissima lì, ma poi l'opinione pubblica, la rappresentazione di quei territori è tutta una rappresentazione che dice ci vuole l'aiuto dello Stato, ci vogliono molti soldi dello Stato, altrimenti le cose non cambiano. I soldi ci vogliono, l'aiuto dello Stato ci vuole, ma la condizione, la precondizione è che ci sia una maggiore capacità dei territori, delle persone, dei soggetti locali di avere una dimensione di responsabilità e di cittadinanza. Questo è lo schema logico nel quale lavoriamo. Per questo motivo sono contento di essere qui, sperando che qualcuno di voi, diciamo, si innamori di questa impostazione e l'approfondisca. Vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro. Al Presidente Borboneo, io ringrazio ancora una volta Guido Dubaldo, il Presidente Vincenzo Manco, il Presidente Carlo